dell'uomo che sta per essere invasa dal pubblico del blues. Invece torniamo nel nostro studio in sala maggiore, ecco i Misfits, benvenuti ragazzi. Ciao, fatevi l'applauso da solo perché il pubblico... Allora, grazie. Innanzitutto complimenti per questa vittoria di questo contest, ormai è giunta alla terza edizione. Grazie. Avete sbaragliato la concorrenza, non so se voi ne fate spesso i contest nella vostra zona? Ma in realtà non tantissimo, perché questo è un progetto che è, chiamiamolo, diciamo, è giovane. Abbiamo partecipato a qualche contest, siamo stati fortunati nei contest in cui abbiamo partecipato. Quindi questo è un fortunato, c'è tanta modestia a dire fortunato, sì. Siete stati anche bravi. Brava. Allora, presentatevi. Allora, Simone Venturi, tastiere. Ok. Fiorello Coemi, voce. Andrea Big Man Giannelli. Grande Big Man. Batteria lui, Fabio Pierotti, chitarra. Fabrizio Leoleone, basso. Allora ragazzi, tra poco avete il soundcheck, quindi vi liberiamo alla svelta. Emozionati? Sì, emozionati, ma soprattutto contenti, perché questo è un festival che, come credo tutti i toscani conosciamo da quando siamo bimbi, è sempre stato un po' un mito, e quindi ecco, esserci ora è emozionante, ma è una grande soddisfazione. Stamattina quando vi siete svegliati, in che momento avete realizzato oggi suona il Pistoia Blues? Penso che è un pensiero che ci percorre la mente già da ieri sera, cioè da settimane. Poi ecco, diciamo che stamani è iniziata un po' quella sana ansia da esibizione, sì, diciamolo, da prestazione o da palco, che però è buona. Siamo contenti anche solo di questo. Solo Elio Capicchi non ce l'ha più ormai. E come bene anche tutte le volte, è l'adrenalina che ci vuole. Elio, Misfits, cioè, sono veramente forti. Abbiamo gruppo. Sentito adesso, sì. Avete sentito il pezzo che abbiamo passato, dopo li vedremo anche dal vivo, perché seguiremo in diretta il vostro set, si dice così? Sì, forse. Credo di sì. Io non vi terrei altro tempo qui, perché so che dovete andare a fare il sound check, siete di fretta, semmai ci vediamo dopo o comunque prossimamente. Elio, tu volevi... Io volevo chiedere che chitarra userai stasera. Ecco. Perché hai visto? Guarda, Elio, ti racconto piccolo aneddoto. Un anetto. Sì. Uso una Fender Stratocaster del 79 autografata da niente poco di meno che Salomon Burke. Super chitarra. Soddisfazione. Quale occasione migliore allora questa sera? Mia, ovviamente. Bene, certo. Complimenti. Thank you.
Pete. Ciao Pistoia. Ok.